Buonasera e bentrovati, nuova edizione di TG Piemonte. Apriamo il nostro telegiornale con una notizia di cronaca che ci porta ad Alessandria. Mezzo ettaro di piantagione di cannabis sequestrato con circa 400 piante alte oltre 2 metri. Sette persone sono finite in manette e tra le accuse c'è la coltivazione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È il risultato di un'operazione dei carabinieri di Alessandria, appunto, in località Pietramarazzi. Vediamo. È stato definito come uno dei più importanti sequestri di droga a livello provinciale. In località Pietramarazzi, i carabinieri della compagnia di Alessandria hanno sequestrato una piantagione di cannabis da circa mezzo ettaro, con circa 400 piante alte più di 2 metri. Sette persone sono finite in manette, arrestate in flagranza di reato o sottoposte a misura cautelare. Hanno tra i 29 e i 32 anni e sono accusate di coltivazione, produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'ingente quantità. L'operazione è stata portata a termine nei giorni scorsi con l'impiego di oltre 40 carabinieri, impegnati non solo nelle operazioni di polizia giudiziaria e nello smantellamento delle strutture, ma anche nel taglio e nella catalogazione delle piante. L'indagine era partita quasi un anno fa. Gli investigatori si erano insospettiti vedendo la costruzione di alcune serre e l'installazione di videocamere perimetrali e reti frangivista montate in un terreno di scarso passaggio. Per questo motivo i militari dell'arma avevano cominciato ad annotarsi e localizzare i movimenti di alcune persone. Gli appostamenti, i pedinamenti, l'attività tecnica hanno consentito di definire i ruoli di ciascuno appartenente all'organizzazione. All'interno delle quattro serre ognuno aveva compiti ben definiti. C'era chi si occupava della coltivazione degli arbusti, chi curava l'impianto di umidificazione e chi badava all'irrigazione e al ricambio d'aria. In questo modo il vivaio veniva accudito notte e giorno durante l'estate in attesa della raccolta autunnale. 120 chilinetti di marijuana sequestrati, il valore al dettaglio è intorno al milione di euro a fronte di un investimento iniziale stimato in circa 80.000 euro. Torniamo ora a Torino, dove due presunti pusher sono stati arrestati proprio a distanza di poche ore l'uno dall'altro dalla polizia del commissariato Barriera di Milano. Si tratta di un senegalese di 36 anni e di un 21enne tunisino irregolare sul territorio italiano. Il primo arresto è avvenuto in Corso Giulio Cesare, dove l'uomo ha tentato la fuga, ma è stato bloccato con 180 grammi di cocaina, 7 dosi di crack, 85 euro e due telefoni. L'altro arresto è avvenuto poche ore dopo, appunto, nei confronti di un ragazzo che si stava allontanando in monopattino con addosso circa 20 grammi di cannabinoidi e 140 euro in contanti. E adesso continuiamo con la cronaca, un incendio scoppiato a Torino ieri in lungo Po Antonelli 157 ha provocato la morte di una donna di 90 anni che abitava al terzo piano della palazzina. Si trovava sola e a provocare l'incendio, è stato uno scaldaletto rimasto acceso. Vediamo nel servizio. Una tragica fatalità, un banale scaldaletto elettrico rimasto acceso, uno di quelli che si utilizzano durante questi primi freddi. Una donna di 90 anni a casa da sola, costretta a letto perché malata, morta a causa di un incendio scoppiato proprio a causa di quello scaldaletto. È successo a Torino, lungo Po Antonelli 157, in zona Vanchiglietta, nel pomeriggio di ieri verso le ore 17, in un alloggio al terzo piano, dove l'anziana signora, vedova, era solitamente seguita da due badanti, ma in quel momento si trovava sola. Viveva in quel palazzo da 40 anni. Sul posto sono accorse due squadre di vigili del fuoco, carabinieri e ambulanze del 118. A dare l'allarme un vicino della donna, un ragazzo residente invece al primo piano dello stesso stabile, che affacciandosi dal balcone si è subito accorto del fumo che proveniva dall'appartamento al terzo piano. A rendersi conto dell'accaduto anche gli inquilini del quarto piano. Secondo quanto ricostruito da vigili del fuoco e carabinieri, la donna sarebbe morta proprio nel suo letto, dove il figlio 65enne ha provato a salvarla, estraendola dalle fiamme, ma non c'è stato nulla da fare. Proprio il figlio è stato avvisato dai vicini, è arrivato a casa e si è ritrovato davanti una coltre di fumo, dando poi l'allarme ai vigili del fuoco. Nel tentativo di salvare l'anziana madre è rimasto ustionato ed è stato poi portato sotto shock all'ospedale CTO. Le sue condizioni non risultano gravi.
E continuiamo ancora con la cronaca, ci spostiamo però a Cuneo. Due arresti per spaccio di stupefacenti in provincia di Cuneo. Un trentenne senegalese è stato fermato dai carabinieri di Bra in prossimità della centralissima Piazza Roma. Il ragazzo vendeva hashish ai giovani della zona. Il secondo arresto invece è avvenuto ad Alba, dove un albanese di 25 anni è stato sorpreso dai carabinieri mentre tentava di disfarsi di 23 dosi di cocaina. Adesso cambiamo argomento e occupiamoci di scuola. È stato infatti inaugurato a Torino il Salone dell'Orientamento 2023, un momento per ragazzi e famiglie di avvicinarsi con maggiore consapevolezza al proprio futuro e al percorso di studi che i giovani vogliono intraprendere. Sentiamo. Quel tempo in cui con occhi sognanti si pensava al futuro o quello stesso futuro ci faceva paura, gli anni più complessi delle scuole medie quando tutti avrebbero avuto bisogno di una guida. Il Salone dell'Orientamento di Torino ci prova, dando a studenti e famiglie l'opportunità di conoscere l'offerta formativa e le risorse scolastiche del territorio. È un appuntamento molto importante perché consente alle ragazze e ai ragazzi di avere una panoramica diffusa di quella che è l'offerta delle scuole secondarie di secondo grado. Non è l'unica offerta, nel senso che sul tema dell'orientamento lavoriamo veramente a strettissimo contatto con la città metropolitana, con la Regione Piemonte, con l'Ufficio Scolastico Regionale e con la Fondazione Agnelli. Lo scopo è mettere insieme una serie di azioni differenti per consentire ai ragazzi di fare un percorso che sia un percorso di maturazione e non solo la scelta. Sono generazioni meravigliose, io trovo che siano ragazzi stupendi di grandissima sensibilità, molto più spiccata di un tempo, trovo una grande sensibilità umana e personale. Sicuramente la grande complessità della società in cui viviamo e anche l'offerta smisurata dal punto di vista della comunicazione rischia di ottenere l'effetto contrario. Troppa comunicazione uguale nessuna comunicazione, troppa offerta è quasi come se non fosse nessuna offerta. Come vengono avvicinati al mondo, diciamo, del futuro e quali sono i loro desideri secondo il suo feedback? Hanno degli sogni, molti dei sogni importanti, grandi, ma spesso non si rendono conto del percorso che devono seguire per farlo. O spesso si arrendono, il sogno è oltre le nostre possibilità, quindi non proviamo neanche a raggiungerlo. Il nostro sforzo è proprio cercare di mediare tra sogno e possibilità reali senza però spegnere quello che deve motivarli ad andare avanti a studiare con convinzione. E quali sono magari le materie o i filoni che vogliono seguire principalmente secondo la sua esperienza? Non so, quello scientifico, letterario? E quello tecnico-scientifico, letterario pochissimi, alcuni linguistico, molti il mondo dell'informatica, della grafica e della programmazione. Lei da quanti anni insegna? Tanti. Li ha visti cambiare i giovani, le nuove generazioni sono diverse, come le definirebbe? Sì, in effetti si dice, ma non è un luogo comune, il Covid li ha molto chiusi in se stessi, difficoltà relazionale, un po' spento l'entusiasmo per lo studio. Quello che a noi preoccupa è che in molti c'è una certa fatica nello studio e nell'impegno per raggiungere il risultato. Si riesce a dare loro lo sprint per pensare al futuro? Noi ci proviamo e con molti ci riusciamo, purtroppo ovviamente non con tutti, ma si lavora per questo. Restiamo a Torino, ci spostiamo però nella centralissima piazza San Carlo, dove un'opera d'arte realizzata nel 2002 dall'artista Simone Racheli, che si intitola Condominio, dedicata al disagio delle persone senza fissa dimora, è stata appunto posizionata per poche ore. Il fenomeno del disagio delle persone senza fissa dimora ci continua a toccare da vicino. L'installazione è stata posizionata in Piazza San Carlo con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. Promotore dell'iniziativa, il quotidiano Torino Cronaca. Ce ne ha parlato il direttore Beppe Fossati. Beppe Fossati, direttore di Torino Cronaca, un'installazione nella centralissima Piazza San Carlo per dire cosa? Beh, soprattutto per sensibilizzare i torinesi e anche le istituzioni a questo problema, che è un problema antico. Se andiamo a vedere l'anno di creazione di quest'opera di Simone Racheli, che risale al 2002 e che quindi 21 anni fa già poneva l'attenzione attraverso queste scatole che di fatto sono quelle che ogni notte e ogni giorno accolgono i senza tetto. L'opera si chiama Condominio 2002 e in qualche maniera ci fa capire come le nostre strade purtroppo diventino dei condomini di povertà, di abbandono,
per le quali occorre una soluzione che intanto riporti il decoro nei centri aulici. Torino non è la sola città che ne soffre e non c'è solo Piazza San Carlo, ma tante altre vie centrali e anche di periferia dove vive la disperazione. Ma soprattutto sensibilizzare chi dovrebbe trovare dei progetti che facciano sì che ci sia quell'inclusione che noi sentiamo raccontare tante e troppe volte, ma che poi realmente non funziona. Il nostro quotidiano Torino Cronaca, che di città e di Torino parla ogni giorno, si è voluto fare parte attiva in questa iniziativa, soprattutto in questa settimana che sta per cominciare, che è dedicata all'arte, e quindi affidare all'arte, che è una fotografia del vivente, questo messaggio che speriamo venga colto. È ripartita la campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare dal titolo Track Tour Banca del Cuore 2023, parte del più ampio progetto nazionale di prevenzione Banca del Cuore. Anche Torino, fino al 26 ottobre, ospita il track della prevenzione nella centrale Piazza Vittorio. Il progetto si mette gratuitamente a disposizione della popolazione con screening cardiologici gratuiti, volti non solo alla prevenzione attraverso la riduzione dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di malattie cardiovascolari, ma anche e soprattutto per aiutare le persone a scoprire eventuali effetti cardiologici e problematiche non ancora evidenti. Vediamo. Tappa torinese in Piazza Vittorio del track sul quale si può fare prevenzione per quanto riguarda la salute del nostro cuore, prevenzione cardiologica. Dal 24 al 26 ottobre siamo a Torino, siamo a Piazza Vittorio sul track della Fondazione per il tuo cuore, un jumbo track all'interno del quale facciamo tutti i controlli cardiologici, elettrocardiogramma, esami del sangue, pressione arteriosa per fare prevenzione cardiovascolare. Come si può accedere a questo servizio che è completamente gratuito e poi un'edizione che anche quest'anno è partita con il botto, un record praticamente di prenotazioni? Si può accedere venendo direttamente qui a Piazza Vittoria. Quest'anno la novità è che abbiamo fatto anche una prenotazione online, quindi chi ha prenotato online salta la coda, tra virgolette. Abbiamo un boom di partecipazioni, però stiamo evitando le code grazie a queste prenotazioni online, quindi venite, perché ripeto, i controlli sono assolutamente gratuiti. La mission è quella della nostra società scientifica, Associazione dei Medici Cardiologi Ospedalieri, della Fondazione per il tuo cuore. Sono più di 30 tappe in tutta Italia, a Torino siamo fortunati, è una delle tappe del track. Si può venire a fare, ripeto, tutti i controlli cardiologici, sono coinvolte le cardiologie del torinese e l'idea è quella di intercettare precocemente i fattori di rischio cardiovascolare, quindi controlliamo il colesterolo, che è il fattore di rischio principale, consigliamo di smettere di fumare, controlliamo la glicemia per capire se il paziente è diabetico, controlliamo la pressione per scongiurare l'ipertensione arteriosa e facciamo anche l'elettrocardiogramma per capire se ci sono delle aritmie. Quindi sostanzialmente è un controllo cardiologico a tutto tondo. Le malattie cardiovascolari sono purtroppo la prima causa di morte. Fare prevenzione è lo strumento più importante per ridurre la mortalità cardiovascolare. E ora un'anticipazione della puntata di questa sera di Non vedo l'ora, in onda alle 20.30 e dedicata questa sera ad Issiglio, in provincia di Torino. Vediamone un assaggio nel servizio. Eccoci qua, il luogo iconico, fresco, bellissimo. Dove siamo arrivati? A Issiglio, benvenuti Issiglio, grazie che siete venuti e vi abbiamo ospitato molto volentieri per far vedere il nostro piccolo paesino. Dove siamo in Piemonte? In Piemonte siamo nell'alta Val Chiusella. Qua siamo all'ingresso, perché il primo paese è Vidracco, poi noi siamo il secondo della Val Chiusella, Issiglio. Noi siamo a 480 metri di altezza. Quanti siete? Adesso siamo sui 4,40, 4,50 e ci giriamo. Abbiamo avuto un incremento di 70-80 residenti. Cioè qua, mi faccia capire, ci sono 70-80 persone che hanno deciso di venire a vivere qua. Sì. Numeri importanti, eh? Importantissimi, sì. Penso siamo uno dei paesi con più incremento d'Italia. Questo però significa una cosa sola, che qua si sta bene. E che l'aria è buona, e che siamo in caiuta.
Savenca aiuta perché uno dei... Savenca, lo diciamo, è il torrente sul quale siamo noi adesso, lo vedete, perché questa è un'acqua ancora pura. Molto pura, oltre il 90% di purità. Questo ponte prima era una passerella, poi l'inondazione l'ha portato via, hanno fatto, costruito questo ponte nel 1910. Ed eccolo qua ancora adesso. Eccolo qua ancora adesso. E questo qua non scappa da qui, è fatto in un modo esemplare architettonico, quindi è eccezionale. Signori, signori, non vedo l'ora che tutti alle 20:30 vi potrete vedere la trasmissione di Non vedo l'ora a Isilio Calavese. Per ora è tutto, ma ci vediamo tra pochissimo con il TG Sport. E incominciamo, apriamo il nostro TG Sport parlando di Juve. La preziosa vittoria contro il Milan a San Siro ha rilanciato le ambizioni della Juventus in chiave tricolore. Ma è realmente una Juve da scudetto? Vediamo. La Juventus è da scudetto, sì o no? E questo è il tormentone al quale i tifosi stanno cercando di dare una risposta dopo la preziosa vittoria di San Siro contro il Milan, che rilancia le speranze dei bianconeri in chiave tricolore. E quelli di Milano sono punti davvero pesanti, punti conquistati in trasferta in uno scontro diretto e che accorciano le distanze dalla vetta della classifica. Alla Scala del Calcio non si è vista una partita entusiasmante dal punto di vista del gioco, ma è stata una Juventus cinica, attenta e concreta. Una bella prova di carattere coronata dal gol di Locatelli. Massimiliano Allegri preferisce mantenere un basso profilo. Le favorite per lo scudetto, secondo il tecnico toscano, continuano a rimanere le milanesi e il Napoli. Ma intanto la Juventus c'è e manda segnali chiari al campionato. E i motivi per coltivare le ambizioni ci sono. Innanzitutto la squadra non è impegnata nelle coppe europee. Ciò significa maggior tempo per concentrarsi sulle sfide di campionato, anche se il club ovviamente avrebbe preferito disputarle. E poi ci sono le reti inviolate e la tenuta difensiva. Basti pensare che nelle prime 9 giornate di campionato la Juventus ha incassato 6 gol, 4 dei quali nella sfortunata gara contro il Sassuolo. I bianconeri hanno battuto inoltre con relativa facilità la Lazio di Maurizio Sarri e poi l'importantissima vittoria contro il Milan di Pioli, un'avversaria sempre di tutto rispetto. Tra i segnali positivi anche il pareggio in casa dell'Atalanta a Bergamo, un campo difficilissimo contro una squadra temibile e ben organizzata. In definitiva, il gruppo di Massimiliano Allegri sembra funzionare, tenendo anche conto dei vari infortuni e delle squalifiche inflitte a Pogba e Fagioli. Sicuramente la squadra ha ancora ampi margini di crescita e deve migliorare, con la speranza che a gennaio, magari, arrivi un rinforzo a centrocampo. Intanto, alla Continassa si sta preparando la delicata sfida di sabato contro il Verona, una gara che potrà dare molte risposte. Sul fronte calciomercato, Federico Gatti ha rinnovato il suo contratto con la Juventus, prolungandolo fino al 2028. Oggi è un giorno speciale perché ho siglato il rinnovo, il commento del difensore bianconero. La Juventus è una seconda famiglia, proseguire qui è sicuramente una bellissima emozione. E ora ci spostiamo invece sul fronte Granata. Dopo 9 partite di campionato, il Toro è molto distante dagli obiettivi estivi. I Granata sono al 14° posto in classifica, non segnano da 4 gare e lamentano molti infortuni. Vediamo. 2 vittorie a Salerno e contro il Genoa. 3 pareggi tutti in casa con Cagliari, Roma e Verona. E 4 sconfitte tutte in trasferta contro Milan, Lazio, Juve e Inter. È vero, tutte avversarie di altissimo livello, le squadre con cui il Torino ha perso in trasferta, ma l'anno scorso il Torino fuori casa vinse ben 9 volte, incluso il Blitz in casa della Lazio. Oggi invece il Torino è 14° in classifica, la zona Europa dista 5 lunghezze, la zona calda è ad appena 3 punte alle spalle. Insomma, la sensazione tangibile è che il campionato del Torino sia già virtualmente concluso, ma mancano ancora 29 giornate e 7 mesi. Più che un limbo, stavolta diventerebbe un calvario, se non un'agonia, se il Torino fosse avvicinato ulteriormente dalle ultime 3 in classifica. Anche perché il Toro obiettivamente non segna da 4 partite e il calendario di novembre non aiuta. Sabato il Torino va in casa del Lecce, campo tabù, dove 2 volte il Torino, perdendo, andò in Serie B nel 1989 e nel 2000. E poi giocherà a novembre 3 volte su 4 di lunedì contro Sassuolo, Atalanta e Bologna, con l'unica eccezione del Monza, che il Torino affronterà di sabato. Insomma, una mediocrità devastante sembra attendere i tifosi Granata da qui a maggio.
La squadra sembra senza identità. Juric ha sperimentato la difesa a 4 contro l'Inter, ma certo gli infortuni non l'hanno aiutato. E poi ci sono alcuni casi spinosi da risolvere. Milinkovic-Savic, che dopo il derby è stato fischiato dai tifosi durante l'ingresso in campo contro l'Inter. E poi Radonjić, protagonista delle uniche due vittorie, ma che è stato escluso contro la Juventus e contro l'Inter, forse per alcuni dissidi avuti con Ivan Juric. E poi c'è l'emergenza difesa. Skurs ha terminato la stagione. Gigi sta assente ancora per qualche settimana. Buongiorno cerca di rientrare a Lecce come Zima, che è guarito da qualche settimana, ma ovviamente non ha i 90 minuti nelle gambe. Poi c'è l'incognita Tamezze, che ha giocato difensore centrale contro l'Inter, si è sacrificato molto, ha avuto anche crampi nel finale e ovviamente vedremo se sarà disponibile nella sfida contro il Lecce. E con questo è tutto, era la nostra ultima notizia. Ora ci sono le previsioni del tempo in collaborazione con Trebi Meteo e noi vi auguriamo una buona serata. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. In serata, in pianura, schiarite con transito di velature sparse. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, banchi di nebbia in parziale sollevamento. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, in pianura, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piogge.